Manca un anno e 2 mesi alle elezioni del maggio 2020 e già possiamo dire che è cominciata di ispica la campagna elettorale. Il primo candidato sindaco è proprio il sindaco uscente Pierenzo Muraglie, che concorrerà alla carica di primo cittadino ispicese per il suo secondo mandato. Pierenzo Muraglie ha messo nero su bianco con una lettera aperta e con l'intervista alla nostra radio. Oggi ai nostri microfoni il consigliere comunale Serafino Arena e la coordinatrice di Rinascita Ispicese Lucia Franzò, critici e all'opposizione dell'attuale amministrazione Muraglie. Serafino. Ciao Piero e un saluto affettuoso a tutti gli ascoltatori di Radio Dimensione Musica. Beh, Piero, diciamo che il sindaco Muraglie ha già aperto la campagna elettorale. In questi giorni si dichiara disponibile ad aprirsi ad una collaborazione con altre liste civiche. Vedi, Piero, il fatto che il sindaco Muraglie lascia intendere di lasciare il PD non mi ha colpito più di tanto, anche perché Rinascita Ispicese più volte ha ipotizzato e anticipato questa mossa. Giusta o sbagliata, saranno i cittadini a decidere poi nel 2020 con i loro consensi. Bene, il sindaco nel suo comunicato, dice che in 4 anni, sono cambiate tante cose, quindi la strada, che seguirà sarà un progetto diverso rispetto al 2015. Io credo che il sindaco, con questa decisione, avrà deluso tanti suoi elettori che nel 2015 hanno creduto nel suo, progetto. Vedi Piero, io, sono curioso, quindi dopo il comunicato e l'intervista del sindaco Muraglie, io sono molto curioso di sapere come si muoverà il PD di Ispica. Comunque, stiamo a vedere. Una cosa è certa, Rinascita Ispicese non lo sosterrà mai. Lucia, affrontiamo l'aspetto politico della candidatura Muraglie. Secondo le ultime parole del consigliere Serafino Arena, c'è un secco no da parte di Rinascita Ispicese al progetto del sindaco di coinvolgimento di altre liste. Un no politico in coerenza dell'opposizione fatta in consiglio comunale in questi 4 anni. È così, Lucia, o mi sfugge qualche cosa? Eh sì, Piero, e allora eccoci qui a commentare quello che sono i fatti, il gossip, diciamo, delle ultime ore ad Ispica. Il sindaco Muraglie, a quanto pare, in maniera poco chiara, è con un piede fuori dal PD. Con un piede fuori perché l'ufficialità di aver strappato la tessera elettorale non l'abbiamo. Però un dato di fatto, lui già parla di un programma per le prossime amministrative che lo vede impegnato, dovrebbe guidare una coalizione di liste civiche, quindi la sua, diciamo, adesione al PD fin da ragazzo, diciamo, adesso è stata messa alle spalle. Nella vita si può sempre tornare indietro nelle proprie decisioni, ci mancherebbe, però bisognerebbe sostituire la propria posizione con qualcosa di veramente fattivo. E allora il mio problema personalmente è che non rivedo in Muraglie nessuna fattività, non ha dimostrato questo nei 4 anni e non penso che, diciamo, possa, come abbiamo detto nel nostro comunicato, cambiando la maglietta, cambiare persona. La nostra indole, il nostro carattere, la nostra personalità, le nostre capacità si rivelano sempre e in tutto. Detto questo, naturalmente io, come ha sottolineato il consigliere Arena, siamo un po' curiosi di sapere a questo punto, il PD Spicese che reazione avrà, ma quale PD? Questo dobbiamo chiarirlo, perché un grande merito, questo dobbiamo riconoscerlo al sindaco, è stato quello di aver distrutto il PD. Prova ne abbiamo parlato in un altro comunicato nostro, che quando ci sono state le elezioni al congresso nazionale hanno votato ad Ispica solo 11 elettori, una cosa gravissima. Ispica ha sempre avuto un circolo del PD dignitoso, che negli ultimi anni è scomparso, non ha più neanche la sede ufficiale. Diversa è la situazione del Kennedy. E appunto io questo mi chiedo a questo punto. Il circolo Kennedy si trova in amministrazione attualmente, come è entrato 4 anni fa con un sindaco PD. Adesso penso che ci sarà un grande imbarazzo nel gestire questa nuova posizione del sindaco. Perché se lo andiamo ad analizzare, effettivamente cosa notiamo? Che negli ultimi mesi
c'è stata una fuga dalla diciamo, maggioranza verso l'opposizione e viceversa sta avvenendo, perché imminente sarà il rimpasto di giunta, mi sembra evidente, e a quanto pare, a quanto diciamo, già si vocifera, ci saranno alcune componenti della minoranza che passeranno a sostenere l'amministrazione Muraglia, cosa che noi avevamo già ipotizzato e dimostrato qualche settimana fa, ma adesso si paleserà in maniera chiara. Però chiediamoci, quelli che erano saliti sul carro del sindaco Muraglia 4 anni fa, che hanno mollato la spugna probabilmente perché non hanno visto realizzare nulla di quel grande progetto politico che Muraglia aveva presentato 4 anni fa, sicuramente sono andati via perché delusi da questo non fare. Quindi non lo sta dicendo Lucia Franzò che il sindaco Muraglia è il sindaco del non fare, lo hanno dimostrato i fatti, lo hanno dimostrato i suoi ex alleati che paradossalmente passano dalla parte dell'opposizione, mentre alcuni esponenti ambigui, perché sempre lo sono stati, dell'opposizione stanno passando dall'altra parte per preparare il terreno per un progetto politico futuro che sinceramente tutta questa fiducia non mi ispira, perché se il sindaco sarà di nuovo Muraglia secondo la loro proposta, quello ha dimostrato di essere nei 4 anni, e non penso che cambiando giubba, come abbiamo detto nel nostro comunicato, potrà cambiare completamente la sua persona, e quello che non ha fatto per Ispica non potrà realizzarlo così dal nulla nei prossimi 5 anni, perché il progetto di 4 anni fa conteneva un mare di idee bellissime da condivisibili, ma una di queste non è riuscita a realizzarle, ma non perché il paese è in dissesto, perché lo era già quando lui si è candidato, quindi non può dire la bugia che ha sempre detto non abbiamo soldi perché siamo in dissesto. Lo sapevi già, sindaco Muraglia, quando ti sei candidato, e quindi adesso non puoi arrampicarti negli specchi, ci vuole dignità sempre nella vita. Ringrazio Serafino Arena e Lucia Franzò, Piero Giunta per Radio Dimensione Musica.